Presidente, questa era una partita che si temeva alla vigilia, ma il Teramo l'ha vinta dimostrando di essere una squadra vera e compatta. Il Teramo ancora una volta ha fatto il Teramo al cospetto di una Vastese molto forte che giustamente si è giocata tutta la partita. Voleva punti, ma oggi ha trovato un Teramo veramente in forma, che d'altronde, come da tutto l'inizio del campionato, non ha concesso nulla o pochissimo all'avversario, e quindi esce meritatamente vittorioso da questa difficile trasferta, e manca sempre una partita in meno alla fine del campionato. Manca poco anche per l'obiettivo, quello della Serie D, mancherebbero 5 punti, ora c'è questa gara da recuperare mercoledì. Noi guardiamo dall'inizio del campionato sempre partita dopo partita. Adesso abbiamo un mercoledì impegnativo, una gara di recupero contro un avversario che all'andata ci ha battuti, quindi credo che le motivazioni non ci manchino per fare bene. Vogliamo tutti quanti vincere e ce la metteremo tutta per farlo nel più breve tempo possibile, ma onore anche a chi insegue, che continua a vincere. E peccato per i tifosi che oggi non c'erano. Ma questa partita la dedichiamo assolutamente a loro. Vorrei ringraziarli, perché non mi è stato possibile farlo prima, anche per Paternò, dove veramente vedere, io mi emoziono ancora oggi pensare che tutte quelle persone hanno raggiunto una meta così lontana. Veramente mi inorgoglisco di essere il presidente di questa squadra, quindi vi ringrazio tutti. Oggi ce l'abbiamo messa ancora di più tutti, e vi posso assicurare, questo lo dico ai tifosi, che veramente la squadra ha lottato anche per tutti quanti loro, e quindi siamo tutti orgogliosi anche per loro. Presidente, oggi era vicino al sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto. A che punto siamo sullo stadio? Perché bisogna anche pensare al futuro. Il Teramo giocherà al Bonolis il prossimo anno? Ma questo non dipende da me, naturalmente, perché io con il sindaco ci parlo. Oggi abbiamo parlato di calcio, di partita, ma naturalmente c'è una vicenda dove la società di calcio in questo momento è una parte che sta in attesa che si verifichino determinate cose, quindi noi non possiamo dire nulla, non sappiamo, non conosciamo l'evolversi. Ci auguriamo che per il bene di tutti si possa trovare una giusta conclusione a questa oramai decennale problematica che attanaglia. Siamo ottimisti? Ma io lo sarei, io per quello che mi riguarda vorrei giocare sempre al Bonolis da gestore dell'impianto come società sportiva, però naturalmente questo momento non dipende da noi, quindi noi lo stiamo guardando come lo guardate voi un po' dall'esterno. Credo che le due parti vogliano entrambe la stessa cosa, potrebbe essere facile raggiungerla, ma incominciano a interessare anche i tempi per raggiungere questo accordo, perché andiamo già, dovremmo programmare per il prossimo futuro, e quindi prima questa cosa può avvenire, meglio. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combatta, poi gli mangazza, e bello non è.